Ciao a tutti e bentornati sul mio meravigliosissimo canale. Questo video è più per i genitori. Direte voi, Rosy, sei impazzita? Sì o no? Non lo so. Siccome ci sono molti ragazzi giovani che mi scrivono giornalmente e mi dicono: Rosy, io non so come fare coming out. Io ho veramente un problema. Non riesco a dirlo, non riesco a trovare il coraggio di scrivere una lettera, di mandare un messaggio, di guardare mia madre o mio padre negli occhi e dirgli: mamma, papà, sono gay, sono lesbica, sono bisex, sono pansessuale, sono F2M, eccetera, eccetera, eccetera. Ho deciso che volevo fare questo video per aiutarvi. Non vi servirà come coming out ufficiale, perché poi quello toccherà a voi, cioè il pianto del coming out non si può rimandare, quello è vostro e non è neanche così brutto, devo dire la verità, quindi godetevelo, godetevelo, perché non lo dimenticherete più. Però mi piacerebbe fare questo video parlando ai genitori, raccontandovi in qualche parola perché i vostri figli hanno paura a fare coming out, perché non si sentono a posto con questa cosa. Viviamo in un'Italia che sta facendo dei passi avanti. E senza ombra di dubbio abbiamo fatto grandissimi passi avanti. Forse non ce ne rendiamo conto perché tendiamo a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Certe volte bisognerebbe vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Di passi avanti ne abbiamo fatti. Abbiamo finito? No. Ma di passi avanti ne abbiamo fatti. Però, mamma, papà, tu che stai guardando questo video, sappi che l'Italia non è comunque ancora pronta. A me, che sono lesbica, a tuo figlio, a tua nipote, al tuo amico che è gay, che è F2M, che è bisex, che è pansessuale. L'Italia non è ancora pronta al 100% a noi. Per il semplice motivo che veniamo visti ancora come le persone che fanno una scelta. Troppo spesso, con facilità, la gente ci guarda negli occhi e ci dice: è una tua scelta, e se tu hai scelto di essere così, io posso scegliere di non accettarti. Sbagliato. Mamma, papà, cugino, fratello, società, devi accettarmi. Devi accettarmi perché ti posso assicurare che la mia non è una scelta. Perché a me nessuno ha mai chiesto: vuoi essere omosessuale o vuoi essere etero? Io un giorno, senza capire neanche come, dove, perché, ho scoperto che ero attratta da una persona del mio stesso sesso e ti posso assicurare che è stato un grandissimo trauma anche per me. Perché il fatto che io oggi o domani o dopodomani verrò da te e ti dirò: guarda che sono lesbica, non significa che io abbia vissuto tutto quello che c'è stato prima di quel momento in maniera serena, perché non è stato così. Quindi sentirmi dire che è una mia scelta è l'errore più grande che una persona possa fare, anche solo pensarlo. Perché la sofferenza che ho provato io e che provano tantissime altre persone prima di fare coming out, prima di scoprirsi, prima di accettarsi, è una sofferenza pesante che ti annienta, ti fa sentire diverso. Perché sì, noi ci sentiamo diversi. Ma non perché sentiamo dentro di noi qualcosa di sbagliato, ma perché quello che c'è fuori ci fa sentire sbagliati. E la prima cosa che pensi quando capisci di essere una persona omosessuale è: perché io? Come se fosse una condanna, come se fosse la cosa più brutta al mondo, come se fosse una cosa di cui vergognarsi, perché certe volte ci vergogniamo anche di essere omosessuali. Per il semplice fatto che sai che la tua famiglia parlerà male di te, la tua famiglia dirà che forse i tuoi genitori non sono stati abbastanza severi da inculcarti quella che è la famiglia tradizionale in Italia. E quindi hai anche quasi paura
di deludere le persone che ami, perché non sai se capiranno fino in fondo che questa non è stata una scelta e che tu hai anche provato al limite di far finta di poter scegliere un altro orientamento sessuale, ma che non ci sei riuscito. Non puoi fingere di essere qualcosa che non sei. A noi l'unica possibilità che ci viene data è quella di rinunciare alla nostra vita, rinunciare alla nostra identità, rinunciare al nostro orientamento e far finta di essere esattamente come la società ci vuole. Ci sono tantissime persone che hanno il coraggio di rinunciare, perché ci vuole coraggio a rinunciare a se stessi, a ciò che si prova, ma ci vuole anche tantissimo coraggio oggi, nel 2020 in Italia, a non rinunciare a se stessi. Noi tutti appartenenti alla comunità LGBT stiamo facendo un lavoro di informazione, di educazione. Noi stiamo cercando di farvi capire che non siamo noi quelli sbagliati, ma è la società che è sbagliata, che ci impone un'unica linea di pensiero, che non è quella giusta. Io voglio solo che le persone che guarderanno questo video riescano a capire che non è una cosa scontata per chi sta dall'altra parte. Venire da voi e dirvi sono omosessuale non è la cosa più semplice del mondo. E capisco che un genitore abbia bisogno di tempo, è una cosa che dico io sempre. Date il tempo perché purtroppo non è una cosa immediata, perché nel momento in cui non è vista come una cosa naturale è normale che i genitori abbiano bisogno di un po' di tempo per metabolizzare. Date tempo, prendetevi il tempo, però poi accettateli questi figli, perché sono stati coraggiosissimi. Hanno avuto il coraggio di scegliere di essere se stessi. Questa è l'unica scelta che fa una persona omosessuale. È l'unica. È quella di non rinunciare alla felicità per far star bene gli altri. Potrete pensare che è egoista come ragionamento, ma non lo è. Non lo è. Perché io dovrei rinunciare alla mia felicità per far felici i miei genitori? Coloro che mi hanno messo al mondo e che dovrebbero amarmi indipendentemente da tutto e da tutti. E da quello che faccio a casa mia col mio compagno o con la mia compagna. Quella è una cosa che riguarda me. L'unica cosa che dovrebbe riguardare un genitore è la felicità del proprio figlio. Nel momento in cui per voi conta di più con chi passi la tua vita piuttosto che come stai passando la tua vita, l'errore più grande siete voi, non siamo noi. Perché un genitore non deve imporre nulla. Il genitore deve educare, poi a un certo punto il figlio lo deve lasciare andare, deve preoccuparsi che lui stia bene o che lei stia bene, che sia amata, che stia amando, indipendentemente da chi, come e perché. Perciò, miei cari genitori, quando un figlio viene da voi e vi dice di essere omosessuale, fatevi un po' meno domande, cercate di capirlo. Chiedetegli come ti sei sentito quando hai capito di essere omosessuale, non perché hai scelto di essere omosessuale. Rassicuratelo, quando le sue lacrime involontariamente scenderanno sul suo volto, capitelo, perché quelle sono anche lacrime di vergogna. E quando quelle lacrime di vergogna continueranno a scendere veloci, voi dovrete esserci. Per farle sentire al sicuro, per dirgli che non c'è nulla di cui vergognarsi e che va bene così, perché questo è il dovere di un genitore. Amare un figlio che non ha chiesto di essere omosessuale, per cui nessuno può fargliene una colpa, ancor meno un genitore, perché questo è il dovere di un genitore. Questo significa essere genitore. Capire il proprio figlio, non accusarlo o cercare di farlo sentire sbagliato. Perché qua di sbagliato non c'è proprio nessuno. Né noi, ma neanche voi. Perciò non chiedetevi dove ho sbagliato, cosa ho fatto di male, perché non avete sbagliato niente. Perché qua di sbagliato non c'è proprio niente.
Non lo so perché mi è presa sta cosa di fare sto video, raga, è completamente diverso, cioè proprio fuori dalle mie corde. Però l'altro giorno pensavo al mio coming out e mi sono ricordata quanto è stato difficile per me trovare le parole per farmi capire. E quindi ho detto, se ci fosse stato qualcuno su YouTube con un video X dove parlava ai genitori, io probabilmente l'avrei fatto vedere a mia madre e a mio padre. Io ho detto fallo, Rosy. Poi, cioè, se non servirà a nessuno, fa niente, avevo comunque voglia di farlo. Fatemi sapere comunque cosa ne pensate nei commenti. Sono un po' sottotono, ma perché mi ha proprio svuotato, perché tutto quello che ho detto ovviamente non era scritto, è stato, mi sono proprio svuotata. Cioè, piantino. Ciao, il mio cuore è vostro. Prima della patata e poi vostro.